Ah, io non l'ho voluto riguardare. Io neanche. Io volevo, ma non ho potuto. Hai fatto Cioè, nel delle senso, domande. stasera. Cioè... Lei poteva e non l'ha Ah, voluto ma non te vedere. l'hanno Vedi? detto? No. Magari Pensa. stasera. Non No, ci siamo stasera. noi. Come Ma un po' no? scherzando. Sostituiti. Esatto. Non ti... Non te l'ho detto che la tua Non parte te in l'hanno realtà è detto, stata c'è la cantata da. canzone. No. Ah, Vabbè. scusa. Purtroppo sei solo qui per le interviste. Da tempo immemore c'era un vulcano che era solo al mondo e sognava compagnia. Cioè, tu sei Yuku. Sì. Io so... Cioè, io sai che... sì, no, in effetti vai Cioè, a l'ho letto anch'io, capire. sentite, ma... Ok, comunque la mia vulcana è favolosa, è super sciantosa, si fa aspettare un sacco di tempo, è meravigliosa, sta lì sotto, aspetta, sente il richiamo dell'amore, ma non si fida... Così, no? Cioè, così Ci saranno tanto bravo dire salgo, Caruso. cioè mi si nota di più se esco dal mare o se resto qui e faccio percepire la mia presenza. Ci hai riflettuto tanto, ma insomma non è che tu abbia indovinato proprio la posizione corretta. Comunque, vi invitiamo a guardare il cortometraggio. La cosa che io sogno di più è che qui con me ci sia anche tu. La fortuna è che c'era comunque un'indicazione di base molto precisa, che era sì. la versione originale del brano. E io confesso di ammirare ancora di più Giovanni dopo questa esperienza, perché comunque sia la difficoltà di questo corto musicale è anche che la ripetitività della canzone, no? Che se hai avuto modo ti rendi conto che cioè, non era facile affatto già scriverlo così, perché le immagini sono fortissime, ma a volte una musica può... annientare, no? La bellezza perché è reiterata, la stessa strofa rischia di far affondare il nostro povero Uku. Ed ogni attimo in cui io vivrò ti amerò. Impari a dar valore, impari a capire quanto ogni dettaglio, ogni singola consonante messa al posto giusto, detta nel modo giusto, può essere influente poi per tutta il racconto della storia, quindi i dettagli in questo caso rendono poi ottimo il risultato, almeno questa è la nostra speranza ovviamente. L'unione ha fatto la forza. Ok, io arrivo. Io arrivo, sì, sono io. Sì. No, vabbè, io ho poco da fare, il grosso, il lavoro sporco, ma è andato avanti il giovane. Io chiedo un amore che il cuore mi avvolga e come la vallo sciolga. Per amare qualcuno che continua a rifiutarti una vita devi essere veramente una specie di non lo so, di profeta zen, ma pure per avere uno intorno che ti corteggia, cioè comunque il fatto, questa accettazione di avere uno che ti sta addosso tutta la vita, cioè anche tu, già quando questo ti corteggia lo devi amare, altrimenti fai in modo di non averlo più intorno, secondo me.